dovrebbe essere dentro anche Luca. Eccolo qua. Ci sono. Eccolo qua, c'è. Ce l'abbiamo allora, fatta. Ce l'abbiamo fatta, guarda che bello. Il cielo è azzurrissimo però, insomma. Cielo azzurro sopra Berlino. Ecco, invece il cielo azzurro sopra Perth. Sopra Perth adesso, sì. Cosa ci fai lì a Perth? È partita di campionato. Adesso stiamo aspettando di trasferirci a Melbourne domani. E nell'attesa oggi ci godiamo il giorno off. Ah, ho capito. Al momento è iniziato solo per me. Sono le 6 del mattino qua, grazie Paolo, sì. Farmi svegliare. Infatti, dov'è la squadra? La squadra non c'è in questo momento, vero? No. Dopo la serata di ieri siamo andati a mangiare in un ristorante italiano qua. Penso che rimangano a letto a lungo oggi. Senti un po', ma quindi sei lì a Perth perché quando avete giocato, hai detto? Abbiamo giocato domenica. Ok, come andata? Domenica abbiamo vinto. Dopo 6 anni Central Coast Mariners hanno vinto a Perth. Vittoria con probabilmente una delle contendenti del campionato. Sì, dai. E adesso, visto che dobbiamo giocare a Melbourne, non siamo rientrati a Sydney per tornare a partire a Melbourne, faremo tutta una tirata. Ok, se non sbaglio Perth l'anno scorso è stato una delle è arrivato in finale, se non sbaglio. Ha vinto il campionato e ha perso la finale. Ha perso la finale. Sì, però chi arriva primo vince il campionato e poi fanno i playoff e lì c'è un altro torneo. Sì. La Grand Final l'ha vinta Sydney. Infatti, come si dice, la cosa è un po' come come si chiama? Come l'NBA, insomma, no? Sì, esatto. Quindi sei campione, però non sei ancora campione del tutto perché appunto poi ci sono le finali. Quando giocate invece a Melbourne? Sì, esatto. Venerdì sera contro il Melbourne, quello forte o quello meno forte? Allora, sulla carta era il meno forte negli ultimi 2 anni, ma quest'anno è la più forte delle due e comunque sta facendo molto bene. Okay. Mi pare siano se non primi, comunque nelle prime 3, mi pare. Ok, senti un po', adesso quanti mesi è che stai facendo questa esperienza? Ho iniziato la scorsa stagione a febbraio. Sì? Però sì, la nuova stagione è iniziata a giugno. No, la nuova stagione è iniziata a giugno, adesso cosa siamo? Sono 4 mesi, insomma, che stai facendo questa vita da professionista. Sì. Sì, così per dire, sì. Comunque sono 4 mesi. Sta andando bene, dai. Sta andando bene. Sì, anche perché la squadra non era abituato a vittorie negli ultimi anni. Abbiamo fatto la Coppa Nazionale, siamo arrivati in semifinale. Sì. E adesso in campionato siamo partiti discretamente, nel senso una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però più che altro a livello di gioco stiamo facendo bene, quindi siamo positivi per il resto del campionato, nel senso tipo la partita della sconfitta forse è dove abbiamo dominato di più, abbiamo perso 2-1, dove abbiamo sofferto di più è stata l'ultima partita, che comunque la squadra avversaria era molto forte, però sì, appunto, ce la possiamo giocare, dai, con tante squadre. Com'è un po' l'ambiente, com'è il professionismo in Australia, adesso che lo stai vivendo da qualche mese? Cioè, l'avevi vissuto anche prima, però adesso stai vivendo proprio le partite, gli stadi, gli spogliatoi, pre-partite, post-partita, insomma, quindi è diversa anche l'esperienza, cioè è un'esperienza nuova quella che stai facendo. Sì, è molto organizzato, ci sono
molte cose positive. L'unica pecca probabilmente è il seguito e il supporto da fuori, sì. Più che altro dei media e queste cose qua, e quindi fa fatica a crescere a livello visivo, però come organizzazione, come si preparano le cose, le trasferte, tutte queste cose qua sono a livello alto, probabilmente non ancora ai livelli del professionismo europeo, nel calcio intendo, però si sta formando una cultura importante. Probabilmente se ci fosse un supporto esterno, appunto come ti ho detto, di TV e se si parlasse di più di calcio, probabilmente si riuscirebbe a far crescere questo movimento più in fretta e meglio strutturato, perché appunto manca il contorno delle scuole, del respirare calcio tutto il giorno. Ok, si vocifera l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. nella squadra dove hanno giocato ieri, sì, nel senso domenica, in quella squadra lì, non è impossibile, diciamo. Okay. Anche ieri sera abbiamo parlato con questa persona qua dove eravamo in ristorante. Non è facile, certo che non è facile, però ci può stare, anche perché fino a gennaio Ibrahimovic non può giocare in Europa per la finestra di mercato, e quindi non sarebbe strano che venisse qua a fare un'esperienza, e comunque sia la federazione calcistica sia comunque sponsor riuscirebbero a coprire le spese per Ibrahimovic per qualche partita. Sì, anche perché dicono che se dovesse venire a giocare qua, comunque Perth è a 5 ore da Sydney, sì. Gli stadi si riempirebbero sempre, anche perché la gente farebbe anche, visto il personaggio che è, il giocatore che è lui, la gente si muoverebbe anche da Sydney per venirlo a vedere, senza problemi. Sì. Ci starebbe alla grande. No, dicevano ieri che qua fino a 10-15 anni fa il seguito era altissimo nel calcio. Sì? Erano ogni partita 50-60 mila persone. Considera che adesso ce ne sono, domenica non so quante ce n'erano, 10-12 forse, mila persone a vedere. Quando c'era qua Del Piero? No, non solo, ma il movimento che c'era prima qua a Perth, il calcio era molto seguito, anche perché comunque ci sono molte comunità, qua ci sono tipo 180.000 italiani, ci sono gente della Croazia, Serbia, molta Europa qua sembrerebbe. Fino a quanto dura la stagione? Adesso cos'è? Vi fermate a dicembre o no? No. Noi giochiamo il 31 dicembre, festeggeremo il Capodanno allo stadio. Anch'io. Sì. No, finiamo a maggio. Poi dipende appunto da se entri nei primi sei e fai playoff, giochi fino a metà maggio, se invece non entri nei playoff ti devi allenare fino a maggio. Ok, una domanda, quando fate i trials per entrare a far parte della vostra squadra? A maggio. A maggio, maggio è il periodo dei trials? Sì. Ok, ma qualsiasi persona... Sì, No, c'è una selezione, nel senso gli allenatori fanno le liste dei giocatori, chiamano gli agenti, o comunque gli agenti propongono giocatori alla squadra, all'allenatore. L'allenatore comunque con lo staff fa una ricerca, sì, sul giocatore, se non lo conosce già, e niente, poi si invitano i giocatori e dipende,
Dipende molto da dove vivono, nel senso se ad esempio da noi chiamiamo un giocatore da Melbourne, il giocatore fa, non so, 3 giorni, massimo una settimana di allenamento, se Sì. magari è più vicino, magari, ma se magari di Sydney viene provato anche magari un po' lungo, perché appunto è più facile spostarsi. Sì, dipende. Poi comunque la grande il grande momento è all'inizio, quindi appunto al termine della stagione si prova i giocatori per la nuova stagione e poi comunque durante l'anno si provano giocatori. Noi adesso abbiamo un giocatore in prova, Quindi anche durante per vedere, l'anno. sì. Ho Sì, anche capito. durante l'anno. Quindi maggio, giugno, quindi no, perché adesso scherzando potrei dirti mi posso presentare io al provino. Non scherzi, senza Ci scherzare, però. servirebbe una punta come te. Ecco, esatto. Infatti, c'è nel senso, ecco, mi devo metterli qua se tu sei lì. Potrei anche tentare. Senza scherzare, invece, ogni tanto mi scrive qualche ragazzo interessato, diciamo, a venire qua a giocare a calcio. Qualche ragazzo che ha giocato anche a livelli alti in Italia o che sta giocando a livelli alti in Italia e quindi mi chiede: ma magari volendo. Vorrei provare a giocare a calcio lì in Australia e magari, che ne so, sarebbe anche, come dire, buono per una E-League, non si sa, però un provino potrebbe farlo. A questo punto chiedete tutti a Luca Tonetti, giusto? Esatto, sì, esatto. Il problema è se devono essere giocatori che hanno giocato a livello alto e quindi possono essere tracciati, nel senso ci Sì. sono le piattaforme online dove ci sono tutti i record dei giocatori con video e queste cose qua, e quindi se io vado nella piattaforma e scrivo Luca Tonetti non appare niente, perché non ci sono evidenze Devi avere uno che sono, storico. che sono sì, non ci sono evidenze che sono stato il più forte, Al però figlio dei. Ho capito, va bene, dai, lo riprenderemo questo discorso perché comunque è molto interessante e sì. soprattutto interessa molto gli italiani che appunto sono in Italia, ma soprattutto calciatori, perché appunto del calcio in Australia si sa veramente poco. E sarebbe bello anche poter dire, fare un po' luce su questo perché potrebbero nascere delle opportunità per alcuni giocatori che magari in Italia non trovano spazio, giocatori che anche stanno giocando ad alti livelli non trovano spazio, magari si potrebbe affacciare un, come dire, un posto al sole australiano. Come dire. Sì. Senti, Luca, io ti auguro una Vai. buona giornata e grazie mille soprattutto, ti voglio un gran bene perché ogni volta che ti propongo qualcosa tu mi segui, comunque e dovunque. Ti Quindi seguo e ti supporto. esatto, anche se vuol dire. Svegliarsi stamattina è stata veramente dura. Siamo rientrati tardi. Ieri sera c'era il tipo italiano che non la Sì. smetteva più di parlare. Ma dove era in Sai, Olanda? Io parlava, parlava, poi. faccio una foto anche allo schermo. Aspetta, quando ripassa Buonanotte italiani in Australia. Quindi siete andati tipo Sì. è un ristorante italiano lì aperto. Sì, un ristorante italiano che è un livello altissimo. Sì? Ho mangiato poche volte così in vita mia, anche i giocatori, lo staff, ieri è rimasto impressionato. Ma come si chiama? Come si chiama? Così almeno se uno Si passa chiama per. Birraz, birra con la Z alla fine. Sì. Ok. Praticamente è il nostro portiere a questo business qua. Appunto il suo, come si chiama, cognato, con suo cognato ha aperto questo locale, e se venite qua consiglio veramente, costa un po', Però ci sta. però magari siete che conoscete Luca, se co che conoscete Luca, forse Conoscete un Luca? L'avete visto? 10% di sconto, L'avete visto? Why not? poi Basta. Cena gratis. sì. Dopo questa marchetta. No, appunto, ho fatto serata, tornati a mezzanotte. Cioè, penso il mio compagno di stanza che ancora che mi insulta, mi sta insultando perché mi sono svegliato alle 5 e mezza stamattina per venire Grazie qua. mille, Luca. Grazie mille. Ma Grazie.
prima o poi dai, ci pagherà la birra, quando ci vediamo. Oh, guarda che bello. Bella, beh, bella per te. È bella, ci andrò prima o poi. È bella. Manu aveva ragione. Dai. Una buona giornata. Ciao, ti anche abbraccio. A te, ciao Paul. Ciao, ciao. 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 E insomma, ce l'abbiamo fatta, finalmente ci abbiamo fatta a sostenere questa diretta. Non so come è stata la qualità della nostra telefonata, della nostra, insomma, chiacchierata live, perché vedevo che ogni tanto, diciamo, il segnale qua non era buonissimo, adesso sembrerebbe buonissimo, però è andata così. L'importante era riuscire a fare una diretta, era riuscire a cominciare questo, appunto, Why Not Caffè per come ce l'ho in testa io, ovvero una chiamata in diretta ad un italiano qui in Australia, in modo tale che le persone possano un attimino anche, come dire, commentare, partecipare alla diretta, insomma, e rendere il tutto più come se fosse un caffè al bar, ecco, un po' lunghetto, 20 minuti, però è andata bene. Noi ci vediamo domani non ci vedremo in diretta, ma probabilmente ci vedremo con una chiamata, diciamo, con una chiamata via Skype, non ve lo assicuro, però state collegati. Magari se non riusciamo a farla in diretta qua su Facebook, la farò su Instagram. Comunque una buona giornata a tutti e una buona notte per chi invece ci segue dall'Italia. Ciao!